Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Onoriamo le mani divine di Gesù Bambino. Io ti contemplo, Redentore dolcissimo, rivestito d'un manto di porpora, e la tua divisa regale, come essa mi parla di sangue, quel sangue che è sparso tutto per me. Fa, o Gesù Bambino, che io corrisponda a tanto tuo sacrificio e non ricusi, quando mi offrirai qualche pena, di soffrire con te e per te. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome e venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo e così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano. Rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era in principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Per la tua divina infanzia, Gesù, concedimi la grazia che insistentemente ti chiedo. Si esprime la grazia che si desidera. Sei conforme al tuo beneplacito e al mio vero bene. Non guardare alla mia indegnità, ma alla mia fede e alla tua misericordia infinita. Inno. Gesù, dolce ricordo che dà le gioie del cuore, ma più che il miele e tutte le cose, è dolce la sua presenza. Niente si canta di più soave, niente si ode di più lieto, niente si pensa di più dolce di Gesù, Figlio di Dio. Gesù, speranza per quelli che si pentono, quanto pietoso sei per quelli che ti pregano, quanto buono per quelli che ti cercano, ma che cosa sei per quelli che ti trovano? Né la lingua basta a dirlo, né lo scritto ad esprimere. Chi ha provato può credere che cosa sia amare Gesù. Sì, Gesù, la nostra gioia, tu che sei il premio futuro, la nostra gloria, sia in te, per tutti i secoli dei secoli. Amen. O Santo Gesù Bambino, mi prostro ai tuoi piedi e adoro le tue mani santissime, purissime e sempre ricche di benedizioni. Riconosco di essere con tutto ciò che esiste, opera della potenza delle tue mani, o mano creatrice che sostiene l'universo, o mano benefattrice che espandi i tuoi doni e i tuoi favori su coloro che ti implorano, mano sinistra che governi con saggezza e colpisce in tutta giustizia e misericordia, mano destra che benedici, consoli, guarisci. Permetti che posi le mie labbra su di te ripetendoti grazie infinite per i tuoi benefici. O Santo Gesù Bambino, ti benedico per tutte le benedizioni che distribuisci a coloro che venerano la tua santa statua di Praga. Gli uomini un tempo l'hanno disprezzata e mutilata delle mani, ebbene, l'hanno resa ancora più venerabile e più cara ai nostri cuori. Io ti supplico oggi di darmi grazie ad essa, un cuore sempre riconoscente per i tuoi benefici. Santo Bambino Gesù di Praga, benedicimi, aiutami e se posso meritarlo, donami la grazia che tanto spero. Le manine di Gesù Bambino di Praga.
Padre Cirillo sentiva in cuore una profonda gratitudine. Si proponeva di onorare sempre più il caro Gesù Bambino e di farsi suo apostolo. Un giorno, in uno degli intensi momenti di preghiera dinanzi alla statua, gli sembrò di udire le seguenti parole cariche di rimprovero: «Abbiate pietà di me e io avrò pietà di voi. Ridatemi le mani mozzate dagli eretici». E la famosa frase: «Quanto più voi mi onorerete, tanto più io vi favorirò». Sono storiche queste parole. Forse non si potrà mai dare una risposta definitiva. Del resto non ha molta importanza. Padre Cirillo aveva recepito nel suo spirito il messaggio di amore che può sperimentare chiunque si avvicini a Gesù Bambino. Perciò queste parole sono rivolte a tutti gli uomini che sanno cogliere nel mistero del Verbo incarnato il fondamento della salvezza. Comunque il buon padre notava che a Gesù Bambino erano state effettivamente amputate le mani. Nell'immensa gioia provata per il suo rinvenimento, egli non aveva avvertito di aver ricollocato sull'altare il piccolo Gesù senza le manine. Si recò immediatamente dal suo priore e gli mostrò il bambino mutilato. Gli chiese il permesso di far ricostruire le manine a Gesù Bambino, ma ne ricevette un secco rifiuto. La cassa del convento era vuota e si doveva pensare a faccende più urgenti. Profondamente afflitto, padre Cirillo si volse a chiedere aiuto a Dio e questo non si fece attendere a lungo. In quei giorni era giunto a Praga un certo signore Maosking di Aussig, iscritto alla confraternita dello scapolare, chiese di confessarsi proprio dal padre Cirillo. Al termine della confessione disse: «Reverendo, sono convinto che il buon Dio mi abbia condotto a Praga perché io mi prepari la morte qui e faccia a loro un po' di bene. Chiedo pertanto a vostra reverenza di raccomandarmi a Dio e se dovessi morire qui, i padri abbiano la bontà di seppellire il mio cadavere nella loro cripta». Detto questo, egli consegnò al padre Cirillo 100 fiorini, un dono considerevole a quei tempi. Raggiante di gioia, padre Cirillo portò l'elemosina ricevuta al suo superiore. Certo, almeno ora egli non avrebbe respinto la sua richiesta di far restaurare Gesù Bambino, perché sarebbe bastato appena un fiorino o poco più per saldare le spese di riparazione. Ma contro ogni sua attesa, il buon padre ricevette nuovamente una risposta negativa. Anzi, avvenne che persino la statua venisse tolta dall'oratorio. La cronaca narra che il religioso, cui era stata affidata la cura dell'oratorio, andò per le spicce, rimosse dall'altare la statua di Gesù Bambino e la portò al suo vecchio posto, in mezzo al ciarpame di scarto. Credeva con questo di interpretare le intenzioni del superiore, la cui poca stima nei confronti di Gesù Bambino gli era fin troppo nota. Padre Cirillo andò a prendere la statua di Gesù Bambino e se lo portò in cella, dove passava lunghe ore prostrate sui piedi, chiedendo perdono e indulgenza per l'incomprensione dei suoi confratelli. Nel frattempo, proponeva di fare tutto ciò che era in suo potere pur di rimettere al suo posto d'onore Gesù Bambino. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen.